Catena umana degli imprenditori per una gestione migliore dell'emergenza Covid. Lunedì, mobilitazione a massa. Ruoli di prestigio per due esponenti appuani, Gabrielle Bergamini, nominati sottosegretari alla presidenza del Consiglio. Ponte di Albiano, CNA si costituirà parte civile al processo e lancia un appello alle associazioni chiedendo supporto. Tavolo provinciale sul lavoro, disponibile la consulta delle associazioni di categoria per trovare soluzioni. Monoblocco, rafforzati i servizi sanitari, potenziati gli ambulatori e presto 20 posti in più per le cure intermedie. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Aggiorniamo i nostri telespettatori come di consueto con il bollettino sull'andamento epidemiologico da Covid-19 in regione e nella provincia di Massa Carrara. Sono 1.374 casi di coronavirus in più rispetto a ieri in Toscana e nella nostra regione. Oggi si registrano 14 decessi, 8 uomini e 6 donne con un'età media di 85 anni e 2 anche a Massa Carrara. Nelle Apuane ci sono 57 casi in più, di cui 35 a Massa, 20 a Carrara, 2 a Montignoso. In Lunigiana invece si registrano 11 casi. 3 ad Aulla, 3 a Pontremoli, 1 a Fivizzano, 2 a Fos di Novo, 1 a Licianardi, 1 a Casola. A oggi in Toscana le vaccinazioni effettuate erano 67.480, di cui 51.003 per prime dosi. E intanto comunichiamo che da sabato la provincia di Pistoia è in zona rossa. I medici di medicina generale stanno fissando gli appuntamenti con i propri assistiti ultra ottantenni dopo averli contattati per le vaccinazioni della prossima settimana. La regione precisa che le dosi di vaccino messe a disposizione di ciascun medico di famiglia per la prossima settimana sono 18. Ciascun medico può quindi prenotare sull'apposito portale regionale fino alle 20 di domani, quindi venerdì 26 febbraio, da un minimo di una fiala a un massimo di 3. La catena umana degli imprenditori per chiedere una nuova gestione dell'emergenza Covid. Lunedì 1 marzo ci sarà la grande giornata di mobilitazione a Massa, Lucca e Viareggio, organizzata da Confcommercio e Confesercenti, ma ci spiega meglio Rossella Barattini. Una grande mobilitazione a livello regionale degli imprenditori di ogni settore per reclamare una diversa gestione dell'emergenza sanitaria, alternativa alla chiusura imposta dalle normative anti-Covid. È questa l'iniziativa lanciata congiuntamente da Confcommercio Toscana e Confesercenti Toscana, che lunedì 1 marzo vedrà svolgere manifestazioni in tutte le province della regione, comprese ovviamente quelle di Lucca e Massa Carrara. L'iniziativa vedrà lo svolgimento di 3 diverse manifestazioni, tutte in programma dalle 11 in poi, una a Lucca con ritrovo in piazza Napoleone, una a Massa con ritrovo in piazza Aranci, dove gli imprenditori formeranno una vera e propria catena umana, e una a Viareggio, dove i 2 presidenti locali incontreranno l'assessore al commercio Alessandro Meciani in piazza Neri e Paolini. In ognuna di queste sedi il messaggio che sarà lanciato è chiaro: lavoro e sicurezza possono convivere. Le varie manifestazioni avverranno nel pieno rispetto delle normative sul distanziamento sociale, per ribadire una volta di più la volontà del mondo imprenditoriale di voler per primo il rispetto delle regole, senza che però queste comporti l'impossibilità di lavorare. E per dare il senso di una problematica gravissima che coinvolge non solo gli imprenditori ma un'intera filiera, alle manifestazioni sono invitati a partecipare anche lavoratori, collaboratori e familiari degli imprenditori stessi. I partecipanti si daranno appuntamento per mettere in scena, a partire dalle 11, una lunga, immobile e silenziosa catena umana. In piedi, uno accanto all'altro, ma a distanza di sicurezza, indosseranno alcuni cartelli esplicativi, testimonieranno come e quando le loro attività siano interconnesse, tanto che la chiusura imposta ad alcune si riflette in una consistente flessione del lavoro per tutti. Al termine, una delegazione di imprenditori consegnerà ai prefetti di Lucca e Massa Carrara, in quanto rappresentanti dello Stato, un documento di sintesi che riepiloghi la gravità della situazione e le richieste per
cercare di contenerne gli effetti. L'iniziativa è stata presentata agli organi di informazione nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, fra gli altri, il presidente di Confcommercio Impresa per l'Italia, Province di Lucca e Massa Carrara, Rodolfo Pasquini, il presidente di Confesercenti Toscana Nord, Alessio Lucarotti. Tutti gli iscritti alle due associazioni verranno invitati a partecipare, ma le associazioni di categoria sono chiare, la manifestazione è aperta a tutti. Al quarto giorno di presidio Oltranza a Roma è in arrivo sui conti correnti dei ristoratori il bonus filiera, contributo a fondo perduto che va da un minimo di 2.500 ad un massimo di 10.000 euro, che coinvolge circa 47.000 attività del mondo Horeca che hanno acquistato prodotti 100% made in Italy. Inoltre, come richiesto mesi fa da parte di Ristoratori Toscana alla Presidenza del Consiglio, da qui in avanti il passaggio in altra fascia di colore parte da lunedì e non più da domenica. Tuttavia, Ristoratori Toscana non è ancora soddisfatta dei risultati ottenuti con il proprio presidio, pertanto continuerà la protesta fino a quando non verrà riconosciuto il decreto Ristori Quinquies. Oggi, invece, i ristoratori di TNI Italia Ristoratori Toscana si sono confrontati con la vicepresidente del PD Deborah Serracchiani per farle presente le problematiche del settore e le proprie richieste. Franco Gabrielli e Deborah Bergamini nominati sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, ruoli di prestigio per due esponenti apuani. Sentiamo. Franco Gabrielli e Deborah Bergamini, due dei sottosegretari nominati dal presidente del Consiglio Draghi. Entrambi hanno origini e rapporti con il territorio apuano. Gabrielli, 61 anni, montignosino di nascita, ha fatto una carriera strepitosa, laureato in giurisprudenza, padre di tre figli, entra in polizia nel 1985. Due anni dopo passa alla Digos di Imperia e da lì inizia un percorso che lo porterà a coordinare le indagini che hanno consentito di fare luce sulle stragi mafiose fino ad arrivare all'arresto dei brigatisti responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona, Marco Biagi e del sovrintendente della polizia Emanuele Petri nel 2003. Nel dicembre 2006 viene nominato direttore del SISDE, il più giovane a dirigere il servizio segreto. Il 6 aprile del 2009, durante il terremoto dell'Aquila, viene nominato prefetto del capoluogo abruzzese con il compito non solo di gestire il momento difficile dell'emergenza, ma anche di vigilare sulla regolarità degli appalti per evitare infiltrazioni criminali. Nell'aprile 2010 succede a Guido Bertolaso al vertice della Protezione Civile e coordina il recupero della Costa Concordia. Nell'aprile 2015 nominato alla guida della Prefettura di Roma e nell'aprile 2016 viene nominato capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Ora nel governo Draghi guiderà, da tecnico, un settore che conosce molto bene, quello dei servizi segreti e sicurezza della Repubblica. Deborah Bergamini, via Regina, ma eletta deputata nella circoscrizione di Massa Carrara. Dopo la maturità classica e la laurea in lingue all'Università di Firenze, nel 1992 una borsa di studio presso lo Smith College di Northampton, Massachusetts, dove si è specializzata in American Studies. Inizia a lavorare nel 1993 presso due emittenti televisive toscane come cronista nera e giudiziaria nel quotidiano La Nazione. Dal 1997 giornalista a Londra presso Bloomberg News. Nel 1999 Berlusconi la ingaggia come propria consulente per la comunicazione a Palazzo Chigi. Nel 2002 viene assunta in Rai come vice direttore del marketing. Nel 2003 è nominata consigliere di amministrazione di Rai International. Nel 2004 diventa direttrice marketing della Rai, ruolo che ricopre fino a gennaio 2008. Alle politiche del 2018 è la candidata della coalizione della Camera nel collegio uninominale di Massa, rieletta nell'uninominale con 58.962 voti contro i 45.581 voti del candidato Grillino. Diventa vicepresidente della Commissione Trasporti dall'ottobre 2019 e codirettrice del quotidiano Il Riformista insieme a Piero Sansonetti.
tutti. Deborah Bergamini è sempre stata presente nel territorio e il coordinamento di Forza Italia Massa, in una nota del segretario comunale Domenico Piedimonte, ricorda che ha sempre potuto contare sul suo appoggio e sulla sua leale collaborazione. Mai è mancata la sua presenza alle iniziative, ritagliandosi lo spazio tra i suoi importanti impegni. È stata presente nel gazebo per tutte le iniziative elettorali che hanno visto coinvolta Forza Italia Massa Carrara. L'opposizione massese torna a farsi sentire in merito agli atti emanati dall'amministrazione comunale. In particolare Alessandro Volpi e Luana Mencarelli fanno sapere che il regolamento degli agrimarmiferi è stato dichiarato illegittimo dalla Regione Toscana. La variante urbanistica è stata adottata in maniera scorretta, provocando così ritardi rilevanti. Per l'opposizione, dopo 3 anni, tutto questo non è più ammissibile. Forza Italia Carrara contesta l'operato dell'amministrazione comunale guidata dal Movimento 5 Stelle. In particolare ritengono che i pentastellati stiano trascurando la possibilità di riqualificare condomini e facciate in aree strategiche della città grazie a dei finanziamenti statali. Un'occasione, secondo i forzisti, imperdibile vista la situazione economica che stiamo vivendo. Forza Italia invita quindi l'amministrazione a formare da subito una task force utilizzando il personale tecnico urbanistico del comune che si metta a disposizione per il pubblico. Ed ora ci occupiamo del ponte di Albiano Magra. CNA ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sul crollo per accertare le responsabilità. Ha deciso anche di lanciare un appello ad enti e associazioni tosco-liguri. Aiutateci in questo percorso. Ma facciamo il punto della situazione con Rossella Barattini. CNA rompe il ghiaccio, si costituirà parte civile nel processo per accertare le responsabilità sul crollo del ponte di Albiano Magra dello scorso 8 aprile. Un percorso nato dopo una lunga fase di ascolto con il territorio danneggiato, le imprese e le famiglie, che la principale associazione ha intrapreso a momento da sola. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di giustizia dove speriamo di incontrare nel cammino anche altri enti ed associazioni del territorio interessate e le organizzazioni dei lavoratori degli effetti del crollo del viadotto, ha spiegato Paolo Bedini, presidente CNA Massa Carrara. Non scendiamo in campo per le nostre imprese, così per chi ha difficoltà a raggiungere il medico ad Aulla o il genitore. Scendiamo in campo per chi fa impresa, indipendentemente dall'essere o non essere associato alla nostra associazione e per chi abita quei territori. Anticipata negli scorsi giorni attraverso i media, la mossa di CNA è stata ben illustrata in occasione di una conferenza stampa in streaming a cui hanno partecipato a fianco del presidente il responsabile sindacale Giacomo Cucurgna ed il responsabile per le relazioni istituzionali Gino Angelo Lattanzi. A preoccupare CNA sono i tempi. Marzo 2022, tempo previsto, ottimisticamente, per riattivare il collegamento è secondo CNA una data lontanissima. 2 anni in queste condizioni di disagio fisico e disastro economico aggravate dalla pandemia rappresenterebbero un colpo mortale per ogni impresa. Proprio per questo motivo CNA spera in un po' di sostegno da parte di altri enti ed associazioni rappresentative del territorio che possano quindi affiancarli in questo percorso. In questi mesi CNA ha incontrato più volte in remoto le imprese. Per le imprese è una situazione molto critica, ha commentato CNA. Nell'immediato, in attesa di rivedere un ponte percorribile, servono ristori veri per le imprese non promesse. Ad illustrare le prossime mosse è stato il professor avvocato Carlo Golda, già incaricato da CNA Affitta Autotrasporto per la sua costituzione di parte offesa e parte civile nel procedimento giudiziario per il crollo del ponte Morandi di Genova. L'azione che CNA ha deciso di intraprendere è un'azione di tutela collettiva, ha chiarito il legale. Se vi sarà una richiesta di rinvio a giudizio, ovvero l'individuazione di qualche responsabile, sarà possibile costituirsi parte civile e chiedere quindi un risarcimento del danno. Attivazione di un tavolo provinciale sul lavoro. La consulta delle associazioni di categoria attiva presso la Camera di Commercio di Massa Carrara si dichiara disponibile. Ce ne parla Rocco Lanza. Slancio all'economia, maggiori possibilità di impiego per una graduale ripresa del territorio. Sono questi gli obiettivi delle istituzioni locali che si sono incontrate ieri per attivare un tavolo provinciale sul lavoro.
In particolare, la consulta delle associazioni di categoria attiva presso la Camera di Commercio si è dichiarata favorevole all'iniziativa sul tema del lavoro nella nostra provincia, sollecitata dal sindaco di Massa Francesco Persiani, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, dal presidente della provincia Gianni Lorenzetti alla Camera di Commercio. Il lavoro, visto il periodo di crisi che stiamo affrontando, è un tema cruciale ed è quindi necessario trovare delle soluzioni a tal proposito. Nell'incontro del tavolo, tenuto al Comune di Massa, sono state illustrate le difficoltà economiche del momento. Il numero complessivo delle entrate nel mondo del lavoro programmato dalle imprese nel 2020 si è ridotto del 21,5% rispetto al 2019, che in valore assoluto corrisponde a 2.320 unità lavorative in meno. Inoltre, per il futuro, con le continue restrizioni alle attività economiche, le aspettative non sono positive. Il territorio deve verificare e attivare tutti gli strumenti di politica economica locale per favorire gli investimenti sul territorio e quindi la sua crescita, fanno sapere da Confcommercio Massa Carrara. L'importanza del tavolo permanente del lavoro è fondamentale. Il suo scopo è quello di monitorare le variabili socio-economiche del territorio, individuare le problematiche e proporre soluzioni. La linea di Confcommercio Massa Carrara pare chiara. L'idea è quella di partire dagli investimenti pubblici in infrastrutture e da quelli privati in macchinari, con l'obiettivo di dare uno slancio all'economia, generando liquidità nelle tasche delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Copertura della rete telefonica mobile nella località di Bigliolo nel comune di Aulla, Magliano e Agnino nel comune di Fivizzano. La regione ha organizzato una serie di incontri con operatori telefonici ed enti locali per pianificare interventi di miglioramento della copertura della rete telefonica in alcuni territori della Lunigiana, dove spesso risiedono persone anziane per le quali l'accesso a questo tipo di servizio è indispensabile. Per quanto riguarda il comune di Aulla, nella frazione di Pallerone, un operatore ha individuato una postazione adatta al posizionamento di una nuova stazione radiobase. Nel comune di Fivizzano, dove ci sono criticità nelle frazioni di Facciano e Quarazzana, un operatore interverrà sul territorio comunale per migliorare la copertura su Moncigoli, Soliera, San Terenzo, Tendola e Ceserano. Al via nella città di Massa la nuova applicazione Pay by Phone per il pagamento digitale dei parcheggi su strisce blu. Grazie all'accordo siglato tra il gruppo Volkswagen con il comune di Massa, per i cittadini massesi sarà sempre più semplice, sicuro e conveniente pagare attraverso il proprio smartphone la sosta in città senza bisogno di contanti e secondo l'effettiva durata della sosta. Inoltre la particolare funzionalità Trova il parcheggio più vicino consentirà di raggiungere aree in cui trovare parcheggio, risparmiando sicuramente tempo e tutelando l'ambiente. Usare l'app è molto facile e veloce. Una volta scaricata, dopo la registrazione sul proprio cellulare, si avvierà la sessione di parcheggio in modo che la propria sosta venga riconosciuta dal sistema. Il pagamento della sosta avverrà in modo pratico, veloce, tramite carta di credito, PayPal o SEPA. Con un semplice clic del telefono sarà possibile pagare solo per i minuti effettivi di parcheggio grazie al sistema Start and Stop. Pay by Phone permette inoltre di visualizzare i parcheggi più vicini al punto nel quale ci si trova e se si ha poca familiarità con la città è possibile anche salvare la posizione della propria auto per ritrovarla più facilmente. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità, ci vediamo tra pochissimo.
Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. Prima della festa per zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo zia Pina. L'hanno già noleggiata. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Della vita avremo cura dell'ultimo viaggio con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri salvatori 340 188 6511. Al monoblocco potenziati i servizi, rafforzati gli ambulatori, in arrivo a marzo 20 posti letto per le cure intermedie. Soddisfatto il sindaco Francesco De Pasquale. Ascoltiamo Rocco Lanza. Una risorsa da recuperare, l'ospedale monoblocco di Carrara, che presto potrà essere maggiormente sfruttato dai cittadini grazie ad un rafforzamento dei servizi già esistenti, con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze di ognuno. L'azienda sanitaria USL Toscana Nord-Ovest, che già a partire da giugno scorso ha potenziato alcune attività ambulatoriali di primo livello presso il centro polispecialistico Achille Sicari, a breve aggiungerà anche 20 posti per le cure intermedie. Un rafforzamento dell'offerta, quello in corso al monoblocco, in linea con la richiesta di valorizzazione della struttura lanciata dall'amministrazione carrarese già prima dell'avvento dell'emergenza sanitaria. Non solo. Appena saranno consegnati gli strumenti necessari, aprirà anche l'ambulatorio di otorinolaringoiatria, sempre presso il monoblocco. Per il sindaco Francesco De Pasquale si tratta di un successo. La pandemia ci ha insegnato che questa non è più solo una scelta politica, ma una vera e propria necessità sanitaria. Per questo motivo, secondo il sindaco De Pasquale, l'esigenza è quella di procedere speditamente con la progettazione dell'adeguamento e della ristrutturazione dell'edificio. Il Consiglio di amministrazione di Gaia ha recentemente approvato un importante progetto di rinnovo dell'intera rete fognaria di Casette d'Alepio nel comune di Fivizzano. L'intervento, che prenderà il via nel mese di marzo, prevede di sostituire 180 metri di condotte fognarie con lo scopo di ammodernare la rete fognaria al servizio dell'abitato. Contestualmente alla posa delle nuove condotte fognarie saranno rinnovate anche tutte le condotte della rete acquedotto per un totale di 180 metri di nuove tubazioni anche in questo caso. Per l'esecuzione di questi lavori, che prenderanno il via dopo l'espletamento delle regolari procedure di gara, sono stati stanziati circa 53.000 euro di investimenti. Il tempo stimato per completare le opere è di circa 40 giorni lavorativi. Trovate all'interno della recinzione della sorgente del Cartaro Grande alcune capre. Su tale questione è il comitato L'Acqua di Tutti ad alzare la voce. Fanno infatti sapere che la paura per il batterio Clostridium presente talvolta nell'intestino delle capre è notevole. Dal comitato chiedono maggiori controlli sul luogo da parte di Gaia affinché non venga messa a rischio la salute di tutti. Firmato un accordo di collaborazione tra il Comune di Carrara e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara per la manutenzione, conservazione e fruizione del patrimonio archeologico immobile e mobile presente nel sito della cava romana di Fossa Cava, la fabbrica.
L'atto punta a garantire un'ottimale fruizione del patrimonio archeologico dell'area e attuare un progetto generale, integrato e coordinato inerente alla conservazione, fruizione e valorizzazione del sito. L'accordo, della durata di 36 mesi, prevede una serie di obblighi conservativi in materia di sicurezza e sancisce le modalità di fruizione, valorizzazione e organizzazione della gestione del sito stesso. L'allestimento del sito è in fase di ultimazione e sarà visitabile con la nuova stagione estiva. Si apre la gara per l'individuazione del gestore della nuova spiaggia dello sport sull'Arenile dell'Idrovola. Si tratta di un percorso che prevede due tappe, la prima incentrata sulla ricezione delle manifestazioni di interesse, la seconda con la procedura di selezione vera e propria degli aspiranti gestori. Con oggi si è aperta dunque la prima fase del percorso di affidamento della concessione con la pubblicazione sulla piattaforma Start, cioè www.start.toscana.it, e l'avviso si chiuderà venerdì 12 marzo alle ore 12. Il 27 e il 28 febbraio si svolgeranno a Carrara Fiere i campionati regionali di tiro con l'arco. Grazie alla disponibilità degli assessorati allo sport di Carrara e di Massa, al CONI di Massa Carrara e al grande coraggio delle associazioni sportive Freccia Puane, Arcieri Fivizzano e Arcieri Dognocchi, sarà predisposta una linea di tiro di 60 paglioni che permetterà a circa 240 atleti distribuiti su due giorni di giocarsi nuovamente il Pegaso d'Oro. Il programma della manifestazione prevede per sabato 27 la cerimonia di apertura, il campionato di classe per la divisione arco olimpico e a seguire i campionati assoluti, mentre domenica 28 scenderanno in campo gli arcieri delle divisioni arco nudo e compound a giocarsi i titoli di classe e assoluti. Ieri, mercoledì 24 febbraio, ha terminato il suo percorso lavorativo ed è arrivata all'agognato traguardo della pensione la dottoressa Lia Salvetti. Ha esercitato l'attività professionale nella medicina dei servizi lunigiana ed è stata medico di medicina generale a Carrara. La dottoressa si è distinta nell'esercizio della professione per avere dato una grande importanza alle relazioni con l'utenza con un approccio umanistico oltre che professionale. Il presidente e il direttore della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese e Amedeo Baldi, ringraziano la dottoressa Lia Salvetti per la proficua collaborazione e per il percorso comune intrapreso dal 2 agosto del 1989. La circolazione veicolare sulla strada provinciale 1 di Montignoso, in un tratto di 120 metri in località Santa Croce, è stata modificata fino al 6 novembre 2021. Fino ad allora è in funzione un senso unico alternato regolato da moviere o impianto semaforico. Lo prevede un'ordinanza del settore tecnico della provincia di Massa Carrara che è stata adottata per permettere l'esecuzione di lavori di sistemazione idrogeologica e ripristino di un tratto del piano viario. L'ordinanza resta comunque in vigore fino alla fine dei lavori. Ed ora vediamo che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 26 febbraio. Sereno, con dense foschia a fondovalle lungo la costa. Temperature in calo, venti deboli, mare quasi calmo. Sabato 27. Cielo sereno e poco nuvoloso, temperature in calo, venti moderati, mare quasi calmo. Giorni successivi. Tempo stabile e soleggiato, temperature in diminuzione, venti deboli, mare poco mosso. Per aggiornamenti visitare il sito www.meteopuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Non ci sono notizie dell'ultimo minuto, quindi il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Ovviamente l'informazione di Antenna 3 torna domani. Arrivederci a tutti.